dico lì, quello ancora oggi, Modena è un'età, quello è un giovanotto, non è più un ragazzino, quello scrive la lettera alla madre il giorno di Natale e c'ha la fatua sotto piatto. E a me mi fa piacere perché vuol dire che lui per la madre ha sempre lo stesso rispetto, diciamo lo stesso amore. Aspetta. Che? Ti sei messo paura? No, mi dispiace, no? Sì, ma te la faccio sentire. Sì. Tommasi, fai sentire la lettera a Nicolino, va? La lettera di mamma, vai. Fallo sentire a lui. No, andiamo bene. Ah, conosce Nicolino, ma conosce quella dell'anno scorso. Ma questa è una specie che l'anno passato, hai capito? No, c'è sta quella cosa nuova alla fine, Tom. Ti ricordi? Fallo sentire, avevo sentito Nicolino pure Don Vittorio, che la mia mamma sta friendo i capitoni, non sente. Io mi chiudo pure la porta. Così sentiamo la lettera che ha scritto. Sentite i sentimenti di questo ragazzo, i sentimenti. Ogni anno c'è, ma sentirà la stessa latania. Asca, se non vuoi sentire la latania, te ne vai in camera tua. La soddisfazione di leggere la lettera la devo avere. Vai avanti, Tommasino, vai. Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre. Nata volta. E questo già l'hai detto. Asca, l'ha detto una volta, due volte, 10 volte, che te ne importa? Stai zitto, lo sai, il ragazzo ha avuto la malattia di nervi, è nervoso, guarda la gamba, guarda. La vedo. Però, vai avanti, vai. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. A cambisa, magli e cazzettine. Lucari, mamma ha dato un piatto. Chi ha fatto bene? Come ha fatto bene? Chi la mamma mandava all'ospedale l'ha fatto buono? Naturale, ma tu non lo lasci passare uno. E cameriere, lascialo leggere, te l'ho detto, ha avuto la malattia, è nervoso. Guarda la gamba, guarda la gamba! Vai avanti. Pasqua, dobbiamo mangiare, piatti ce ne stanno poca, hai capito? Ho capito. Liegge, che non ti curo proprio, ma metti che spallo io. Vai avanti. Cara madre, ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. Questo dici mañana. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me. Cara madre. Un momento. Ma vai avanti. Un momento, devo chiarire prima una cosa. Io ho capito la cosa che vuoi chiarire, ma è meglio che andiamo avanti. No, è meglio che chiariamo prima la cosa. Perché non mi mise pure a me nella famiglia, eh? Secondo te io non esisto. Pasqua, abbozza. Ma che già abbozza? Non voglio abbozzare, hai capito? Io sono così e vado a mettere pure a me. Ma si Pasqua, io non posso. E perché non puoi? Mamma mia, non c'è spazio, lo vedi? Che già fa? Non c'è spazio.
Tu tieni un foglio di carta a mano che mi pare una siloca, non c'è lo spazio. Mi metterà pure a me nella nota della salute. Guagliù, mettemi pure a me perché sennò stasera c'è un dusso a Natale. Tu a capa mia non la conosci, eh? Sangherà a me e mi fai a ricordare i specie antico. Mettemi in la nota perché sennò ti appizzà la frucchetta anche a voi. Ma tu veramente fai? E faccio veramente. Fai ovvero. Faccio vero. Ma allora sei scemo. E sto scemo. Ci fa tavolo da un giro come a quella data, era un uomo anziano vicino a un uaglione. Dice, ma a pizza la forchetta, che pizza, ma pasca, che pizza, che madre l'hai trovato su. Tavolo da un giro, a pizza. Ma stiamo sentendo, pasca, va. Se quello ti mette nella nota della salute, tu hai veramente campi scendati. No. Oh, e allora? E allora è per principio, va bene? Per principio. Per principio? Da so per chiarire. Vabbè. Mette anche a Pasqualina nella nota, va? Ma come faccio? Ma no, metto a Pasqualina nella nota. Ma non lo faccio mettere. Ci guastiamo a Natale. Ma come faccio? Non lo... Metto anche a zia Pasqualina. Allora, metto pure a lui. Ma poi il Padre Eterno sa quello che deve fare. Farisei siete, farisei. Mietti 10 anni, mietti 6 mesi, non mettere niente. Non mi passa manca paga. Figuriamoci, leva a me e mietta is. No, no, mietta a padre te leva a me. Io. A me mietta 3 mesi, 3 mesi di vita. Ecco. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni. Assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me e 100 anni pure a zio Pasqualino. Però con qualche malattia. Sei una carogna sei! Questa è la proposta. La proposta, padre.